quanto siete appiccicosi! Non capite l'antifona? Chi si è inserito nella mia frequenza personale segreta? Cosa? E chi è questo? Questo impostore! Non riesci a riconoscere la tua stessa faccia? Vengo dal futuro per metterti in guardia! Se cerchi di trasformare Crash Bandicoot nel generale del tuo esercito, fallirai! La macchina rifiuta il suo... Ladro! Bugiardo! Embrio! Allerta le guardie! Perché non mi do mai ascolto? Salve a tutti e benvenuti ad una nuova parte della mia serie su Crash Bandicoot 4 It's About Time. Come avete visto, che casino con la storia, che casino. Comunque, prima di cominciare a parlare di questa parte, mi raccomando, vi invito a lasciare un mi piace, a commentare, a iscrivervi al canale se non volete che vi spunti una faccia arrabbiata che vi impone di farlo minacciandovi in modo molto serio. Comunque, dove siamo adesso? Siamo nel 1996, addirittura... siamo addirittura entrati nel castello, comunque nelle vicinanze dei possedimenti di Cortex, e dobbiamo fare cose per fare cose per fare cose. Comunque questa è l'ultima linea temporale, e quindi sapete cosa vuol dire questo? Che se sto caricando questo video, evidentemente ce l'ho fatta a fare tutto al 100%, diciamo, 100% questa dimensione. E quindi vuol dire che ho preso tutte le reliquie insane. Bravo me, bravo me. Spero che tutti quelli che hanno seguito questa serie festeggeranno con me. Ovvero siamo, non lo so, una ventina. Però l'importante è che ci siate, voi che ci siete. E... sono troppo orgoglioso di me perché ho avuto la tentazione di lasciare perdere questo gioco. Come sapete, beh, insomma, chi ha seguito questa serie ha stato tutti i processi pericolosi e terribili attraverso cui sono passato per arrivare sin qui. E quindi mi sento, non lo so, come alla premiazione degli Oscar. Quando vincerò un Oscar, cosa che succederà, sicuramente succederà a brevissimo, o addirittura in generale succederà. Comunque, quando vincerò un Oscar sarà praticamente un'emozione simile, sono sicuro. Comunque, parliamo di questo livello che si chiama... lavorazione nitro, processo nitro, una cosa così. Questo livello è abbastanza semplice, per cui io mi arrabbio con me stesso perché ci ho messo un casino di tempo a fare ogni livello in questa linea temporale, ma vi assicuro che non è troppo difficile. C'è solo un livello che... posso confermare che secondo me è il livello più difficile del gioco. Però a parte quello, gli altri sono bene o male semplici, per cui va bene, ne parleremo a tempo debito, a tempo debito. In questo livello sì, ci sono delle casse complicate da prendere, ma neanche tanto. Queste casse in teoria dovrebbero essere complicate, ma arrivati a questo punto del gioco dovreste averci preso la mano più o meno nel prendere queste casse. Ho detto che ne dovreste averci. Vabbè, comunque, se quel che ho detto è corretto, mi piace. Comunque mi fanno troppo ridere questi melmini che rotolano e fanno, non lo so, mi fanno ridere, esplodono poi all'improvviso. Comunque mi ricorda come ambientazione, anzi sono sicuro che ha preso da quella l'ambientazione, il livello Toxic Waste di Crash Bandicoot 1, che infatti noi affrontiamo prima di arrivare al coso, da Cortex, nell'ultima isola. Ed è il livello, se avete presente, dove ci sono quei topi gangster che vi lanciano i barili. Poi bellissimo, questo melmino si era stancato e non voleva prendermi. Diceva ormai basta, va bene, vai avanti. Perché in teoria sarebbe dovuto circolare per tutta l'area lì intorno. Poi come nemici ci sono questo grillo elettrico maledetto. Adesso io perdo una maschera qua, non fatelo perché ero riuscito a preservarla fin qui. Ma qua si può ottenere la terza maschera. In teoria, se avete la terza maschera va tutto bene. Però queste ruote d'acciaio che ci sono qui, a me mi hanno ucciso. A me non si può dire. Mi hanno ucciso anche con la terza maschera. Però poi ho visto online e in teoria non uccidono con la terza maschera. Quindi fate la prova. Non lo so. Comunque non sono difficili da fare quei salti senza la tripla maschera. Basta solo guardare un po'
le ruote e poi agire, non è una cosa complicata, no? Quindi è fattibile. Però tutta questa parte, se avete la terza maschera, vi verrà una cretinata perché si va veloci e invece ho dovuto rallentare un po'. Però pazienza. Ma adesso passiamo al bonus. E come al solito nei livelli difficili, no, sto scherzando, questo bonus è facilissimo. E infatti dico, ma hanno avuto un attimo di bontà e un attimo di lucidità e di generosità per il genere umano, non lo so. Perché questo bonus è veramente semplicissimo, da secondo mondo, bene o male, di difficoltà. Seconda linea temporale, che erano le lande perigliose, la seconda. E più o meno la difficoltà è questa. Che bello il bonus facilissimo. Vabbè, questo livello non è tanto lungo. E per fortuna, perché il livello che faremo dopo è il livello più lungo del gioco. Sicuramente, cioè, sono quasi sicuro comunque. Sono super giù lì di vicinanza, insieme all'atterraggio di emergenza e a pochi altri. Comunque adesso usate bene le maschere. Ricordatevi che queste casse non sono tanto lontani dalla ruota, quindi fate dei salti piccoli e ponderati. E niente, utilizzate bene Kapunawa, non come faccio io praticamente ora, che perdo la maschera in modo stupido. Tra l'altro, quante volte sono morto in questo livello vi faccio vedere tra poco dove. E niente, prendete il nostro flashback, fermate le ruote. Non è semplicissimo fermare la ruota e usare Kapunawa, però dovrete farci l'abitudine per forza di cose. Ah, ok, vedete che siamo alla fine. Io ogni volta arrivo qui senza maschere e morivo con quest'ultimo grillo elettrico. Ho dovuto rifare il livello 3 volte per colpa di questo errore stupido. E mi mangiavo le mani e rosicavo perché dicevo, ma come, sono alla fine, cioè sono arrivato alla fine e devo rifare tutto per questo errore grossolano. Però tutto bene quel che finisce bene, e passiamo al secondo livello di questa parte, tunnel tossici. Per me, personalmente, questo è il livello più difficile del gioco e non me lo può togliere dalla testa nessuno. Vabbè, in realtà molti concordano con me. E ovviamente parlo sempre per finirlo al 100%. Non parlo giocare normalmente, perché in quel caso non ho fatto una classifica dei livelli più difficili, ma non penso sia questo, ma quello dopo di questo. Anzi, tra due livelli. Beh, insomma, poi vedremo. Però, perché è così complicato finire questo livello al 100%? Perché la parte della gemma nascosta intanto si sblocca solo se avete tutte e quattro le... tutte e quattro le gemme colorate, altrimenti non potrete prenderla. E poi, perché quella parte è il bonus, sicuramente la zona bonus più complicata del gioco. Il tempo di registrazione per questa parte era di 2 ore e 56. Avrei voluto mettere anche qua il montaggio delle morti, ma come vedete questa parte è già abbastanza lunga di per sé. Non c'è bisogno di aggiungere minuti su minuti, anche se era divertentissimo il montaggio delle morti perché sono tantissime. Ecco, questa è la zona bonus, parte proprio da qui. Però è bellissima questa animazione con le luci che si accendono in base ai colori delle gemme colorate che abbiamo trovato. Anzi, in questo gioco si sono contenuti con le gemme colorate, perché negli altri Crash ce n'è di più. Però obiettivamente, per esempio su Crash 1 ce n'è tantissime gemme colorate, sono tipo 7-8. Però poi in genere c'è un livello per gemma o al massimo 2, quindi secondo me tanto vale fare meno gemme colorate ma che si usano in più livelli, altrimenti le gemme colorate perdono un po' la loro unicità, ecco. E anche la difficoltà fatta per prenderlo. Vabbè, su Crash 1 non c'è particolarmente tanta difficoltà, soprattutto proprio sul primo, non remake, perché bisogna solo finire il livello al 100% senza essere mai morto. Però allora, questo bonus fate come faccio io, perché allora è troppo complicato, veramente difficile, si può morire in ogni punto. Ecco, tra l'altro, se vedete che sto cambiando skin di Coco ad ogni livello, è perché sto usando le mie preferite, le mie 4 preferite, perché ci sono 4 livelli in cui si potrà usare Coco, no 5, 4, non che si potrà usare Coco, però in cui potrò cambiare skin, diciamo così. E le ho messe più o meno in ordine di preferenza, ovvero dalla skin normale, che vabbè, quella è a tempore, poi c'è questa, la skin artista. In realtà qua ci sarebbe stata la skin di Coco pirata, però non l'ho messa perché tutta la
due parti fa l'ho fatta tutta con la skin di Coco Pirata, quindi ho detto no, vabbè dai, variamo. E poi la skin artista mi piace pure molto, ma vedrete nei prossimi livelli quali sono le altre mie skin preferite in ordine di gradimento. Comunque, dove siamo arrivati? Qui siamo alla parte della gemma rossa. Allora, qui ci sono due modi per farlo. O fate come me, se avete imparato a utilizzare la scivolata con la ruota, così potete evitare agilmente i carri. Oppure dovete cercare di salire su un carro vuoto che vi porti fino alla fine. Ma in quel modo io perdevo sempre maschere di Aquaku, quindi preferisco fare in questo modo. Poi, come vi trovate meglio voi. Attenti continuamente ai grilli elettrici sui carri, perché vi prenderanno anche a distanza la loro area di azione molto ampia. Però ok, in questo modo a me è venuto più semplice. Mi raccomando, mantenete la maschera assolutamente, perché se non riuscite a mantenere la maschera è quasi certamente da riprovare questo bonus, perché c'è un punto che è veramente maledettissimo. Senza maschera è veramente un terno all'otto quel punto, se funziona o meno lo vedremo tra poco. Il bonus, questa parte della gemma gialla, è la parte più difficile del livello. C'è di buono che dopo questo bonus il livello scende drasticamente di difficoltà. Non diventa semplice ovviamente, ma scende di difficoltà. Ok, questo TNT è molto complicato da prendere senza prendere la maschera. Per cui fate così: salite sul cavo con la lampadina, poi saltate immediatamente sul TNT e poi andate avanti. Ok, questa parte senza maschera vi farà perdere la testa, perché vi assicuro che è troppo difficile senza maschera. Dovrete riuscire a saltare mentre la cassa d'acciaio non vi prende, ed è veramente un terno all'otto. Cioè, dovrete avere una tempistica che non è realistica, anche perché certe volte, io l'ho fatto più di una volta, perché ripeto, su 2 ore e 56, figuratevi quante volte ho perso la maschera. Ma mi riusciva una volta su, non lo so, 5. Però va bene. La parte della gemma blu invece è facilissima, perché dovremo solo salire sul carro e aspettare che ci trasporti dolcemente verso la fine del bonus, in pratica. Perché guardate, alla fine del bonus ecco la gemma nascosta. Ti sei fatta desiderare, gemma nascosta. Brava. Sia questa sia quella del prossimo livello sono abbastanza complicate. Cioè, quella del prossimo livello più che altro capire dove sia, perché vabbè, insomma, non voglio anticipare i tempi. Ogni volta mi metto a parlare dei prossimi livelli, ma capitemi, le idee si affollano in mente. Comunque io volevo ringraziare appunto a quei pochi superstiti, pochi eletti, così per esagerare, che seguono questa serie sin dall'inizio, da quando ho cominciato a caricarla. E vi volevo dire appunto i miei più sinceri ringraziamenti, volevo fare, perché niente, sono contento che io parlo e c'è qualcuno che mi ascolti. Per cui grazie. Tutto qui, in modo molto sincero e disinteressato. Ok, ricordatevi ovviamente di non stare sotto queste lanterne, perché dopo un po' si accenderanno e vi uccideranno. Qui, se volete, c'è un frutto dorato qua a sinistra. Non è necessario prenderlo, però. Ah, tra l'altro, anche perché è complicato questo livello? Perché è pieno di casse nascoste. Pieno. Cioè, ci sono tantissime zone proprio interamente nascoste. E noi dovremo darci, cioè, insomma, imparare tutto a memoria, perché non si ripeta la storia di lasciare casse indietro mai più. Però vabbè, questa è la parte semplice del livello. Questa parte è molto fattibile. Per cui ok, la parte più complicata riprenderà tra pochissimo, come nei programmi, come in TV in generale, la programmazione riprenderà a breve. Ecco, più o meno siamo a quei livelli. Ma adesso non c'è bisogno che saltate dappertutto, basta fare salti scivolata molto spesso in questo livello per arrivare da una parte all'altra. E passiamo a uno dei bonus più odiosi, più schifosi che esistano in questo gioco. L'odio questo bonus. È quello del livello successivo. Sì, ok, parlo del livello successivo, ma lo detesto forse ancora di più. Siamo a quei livelli. In questo livello ho perso 20 minuti solo per fare il bonus. E questo succedeva ogni volta che arrivava al bonus, perché non succedeva spesso.
è complicatissimo perché ci sono dei salti millimetrici. Uffa. Però vabbè, alla fine questo è con i salti millimetrici. Invece quello del prossimo livello vi dirò al prossimo livello perché non mi è piaciuto. Comunque ok, dovrete fare più o meno esattamente quello che faccio io, con la differenza che potete prendere delle casse o prima o dopo. Per esempio queste casse avreste potuto prenderle prima, io invece le ho prese adesso. Ma vabbè, state molto attenti con i salti al ritorno, perché ogni volta morivo anche per il ritorno. Perché per esempio qui è facilissimo sbattere sulla cassa d'acciaio sopra, per cui fate così in tutta tranquillità ed è finito il bonus. Evviva. Veramente lo detesto, lo detesto, lo detesto. In generale però questo livello mi è piaciuto, perché ok, ero disperato perché non riuscivo a farcela, però ero di quella disperazione motivante, perché comunque sapevo che fosse molto difficile, quindi non aveva senso tanto prendermela per un livello che so già che è difficile. Quindi c'è solo da rimboccarsi le maniche e provarci in tutti i modi. Tanto vedete, dovete saltare qui sia a sinistra che a destra in queste zone sopraelevate per ottenere delle casse nascoste. Qui mi raccomando, ci sono altre due casse di lato. C'è una cassa lì sopra. Questa parte con i carrelli è già molto complicata, quindi si riprende la parte complicata. Ma no, ma niente, dovete... Anche perché non so perché certe volte questi carrelli mi hanno ucciso anche con la maschera, quindi penso che possano, cioè vi uccidano completamente anche se avete la maschera. Questo gioco, la maschera di Eco Aqua, è stata molto molto depotenziata, perché praticamente protegge da pochissime cose, dai nemici, dei livelli e basta. Saltate qui sopra e poi saltate qui a sinistra, perché cosa c'è qui a sinistra? C'è una zona nascosta, l'ennesima zona nascosta con tre casse. Se vi mancano delle casse alla fine di questo livello è normalissimo, è molto comprensibile. Cercate in tutti i modi anche qui di non perdere la maschera, anche perché ci sono due maschere in tutto il livello. Per un momento mi sono incespicato nel parlare. E vedete quanti frutti Wumpa ci sono? Credo che non siamo ancora nemmeno alla terza gemma dei frutti Wumpa preso. Forse sì. Credo di no. Ma se non spunterà a breve vuol dire che... Ok, è spuntata ora. Ah, che precisione! Come posso convincerti? Che poi voglio dire... Siamo al secondo livello e guardate il minutaggio. Questo livello è davvero infinito. Però che bello, non lo so, mi piace tanto. L'ambientazione non è che sia delle più fantasiose. Siamo tipo dentro un vulcano, però è bellissimo. Nastro flashback trovato. Grazie. Dopo tutta questa fatica, dopo tutto questo, dopo tutta questa fatica, credo che questo sia l'ultimo nastro flashback. Non ricordo se ce ne sia uno nel prossimo livello. Comunque ho finito di prendere anche tutti i nastri flashback e questo è bello, molto bello. Vi ricordo che farò una parte con tutti i livelli dei... tutti i livelli flashback. E... niente, ci ritoglieremo di mezzo, anche perché durano poco i nostri flashback. Quindi, vabbè, sarà comunque una parte molto lunga perché sono tanti i livelli dei nostri flashback. Però, insomma, adesso questa parte alla fine è molto complicata, perché dovrete capire esattamente come affrontarla e come prendere le casse senza farvi scottare dalle lanterne. Vi assicuro che non è facile. Per questo vi dico, mantenete la maschera, perché è molto semplice farsi colpire almeno una volta. Io ci sono riuscito a farmi colpire almeno una volta, quindi bravo me. 273 su 273, e we are the champions, my friends. E preso tutto, reliquia perfettamente insana ottenuta, sì. Quanto sono felice, yeah yeah yeah. Ero troppo orgoglioso di me. Ma adesso passiamo al castello di Cortex, il penultimo livello del gioco, o l'ultimo, dipende dai punti di vista. Capiremo tra poco il perché. Questo livello, vedendolo la prima volta, sembra impossibile. Uno dice, ma che caspita devo fare qui? È troppo difficile. Però vi assicuro che non è così difficile come potrebbe sembrare. È fattibile, ve lo assicuro. Ovviamente c'è da riprovarlo tante volte, ma rispetto alle 2 ore e 56 dello scorso livello, per questo ci ho messo circa un'ora e... un'oretta e mezza massimo. E se ci avessi pensato all'inizio di quando ho cominciato questa serie,
un'ora e mezza per un livello mi sarebbe sembrato un'infinità, invece adesso dico, ma dai, alla fine questo livello non è così complicato. In questo livello dovremmo girare continuamente con le varie maschere, cambiando quindi effetti, perché le maschere hanno tutti effetti diversi, ogni 2 secondi. Mi raccomando, ci sono delle casse nascoste, come ad esempio quella là sopra, questa sopra la Nitro, per cui fate molta attenzione. Questa parte con Kapunawa è una delle più odiose, perché queste lame rotanti mi colpivano ogni 2 secondi. Qua è divertentissimo perché i cloni vengono colpiti dalla lama. Non pensavo che fosse possibile, eppure sì. E adesso passiamo al bonus, che questo secondo me è veramente il più odioso e brutto del gioco. Mi dispiace, ma la penso così. Non ci posso fare niente. Perché dico che è il più odioso? All'inizio è normale, dobbiamo fare questi salti con le Nitros e vabbè, niente, dobbiamo solo imparare a farli, è complicato, ma ok. Intanto state attenti a quando saltano le Nitros, perché è facilissimo rimanere impigliati lì. Adesso arriva la parte per cui lo trovo decisamente odioso e brutto. Perché qui... ok, dovrete fare il potere di Kapunawa per passare. Ma questo secondo robottino che spara scintille è totalmente a caso, perché può essere che le casse non siano messe in posizione esatte per farvi passare, le casse d'acciaio. E quindi in pratica è a fortuna questo bonus. Veramente l'ho riprovato troppe volte, quindi posso dirlo con certezza e col pugno fermo che questo bonus è a caso. Certe volte va, certe volte non va. Non dipende troppo dall'abilità, ma da come ha deciso in quel momento il gioco. Adesso per passare di qui fate il salto sulla seconda piattaforma, il salto con la scivolata e poi andate avanti. Uffa, non riesco a stare appresso a tutto quello che succede, vorrei parlare più approfonditamente di tutto quello che succede. Ma come vedete questa parte è già molto lunga, quindi non posso neanche rallentare eventualmente. Anche perché non lo farei a prescindere, perché è bello vedere il gameplay tutto di filato. Intanto vedete Cortex che litiga con se stesso e continuamente con battute autoreferenziali, e Brio che non sa cosa scegliere e quindi scappa via. Adesso qui dovrete prendere queste casse qui sopra, e se non andate troppo oltre con la maschera di Akano potrete mantenerla, ma anche senza maschera di Akano potrete farcela fare con la zona, perché è abbastanza semplice. Adesso invece siamo con Ika Ika. Allora, Ika Ika, ve l'ho già detto, per me è la maschera più complicata da controllare, anche perché si raggiungono velocità assurde quando siamo in caduta libera, sia verso l'alto che verso il basso, per cui molto spesso per bilanciarci è un po' complicato. Questa parte però dovete farla, cioè dovrete aver imparato molto bene come funziona la gravità, tutto qua, e poi abbassarvi ogni qualvolta passa una ruota dentata fantastica. Ok, l'assistente di laboratorio ci ha alzato il ponte levatoio. E questo va a nostro favore, meno male, ma chissà cos'è successo, quei punti esclamativi e interrogativi cosa vi fanno presagire? Sì, è abbastanza ovvio. Allora, qui potreste passare in realtà subito senza aspettare il ritorno della maschera, però vabbè, non... niente, vabbè, questa parte ora comincia a sembrare un casino, perché si cambierà maschera ogni 2 secondi. Ma vi assicuro che non è così complicato. Cioè, non è neanche semplice, parliamone. Però, questo dovrebbe essere il livello più difficile del gioco, mentre io lo metterei solo al secondo, addirittura, neanche nella top 3 in realtà. Perché, non... qui c'è la gemma nascosta, dovete saltare su quella TNT e poi saltare sopra. Vabbè. Comunque, stavo dicendo, non lo metterei neanche nella top 3 perché, è molto breve. È abbastanza breve. E... la parte più complicata secondo me è il bonus, quindi non lo so, a discrezione di ognuno. Può essere che per voi è impossibile e io di certo non vi giudicherò. Comunque, siamo arrivati praticamente alla fine. Vedete, ora c'è un passaggio continuo di maschere, però è bellissimo, dai, questo passaggio continuo di maschere. E
170 su 170, penultimo livello andato. Woo! Dov'è la reliquia perfettamente insana? Eccola! Come sono gioioso. Mentre adesso passiamo al livello vederci doppio. E questo livello, vi assicuro, non è complicato, ma mi ha impiegato come tempo più di del secondo livello di questo mondo di tunnel tossici. Stavo impazzendo, non ce la facevo più. Ho detestato questo livello, mi ha impiegato più di 3 ore e mezza. E non capisco neanche il perché, perché non è complicato, ero io che non ce la facevo a farlo. Comunque, in realtà stavo scherzando, è andato tutto bene, no, non è vero. Volevo fare la parte di quello fico, ma non è così. Mi piace condividere sia le vittorie sia le sconfitte, anche perché alla fine è una vittoria perché ce l'ho fatta. Però sono stato fortunato che avevo del tempo libero per giocarlo nel momento in cui l'ho registrato. Perché tre ore, più di 3 ore e mezzo per un livello è una cosa sfiancante, quantomeno. Questa parte non potevo vederla più perché la parte con Cortex ormai l'avevo imparata a memoria. Vabbè, l'avrete capito, questo è quello che succede prima del... non prima, nel frattempo e dello di quello che succede nello scorso livello. E quindi poi passeremo di nuovo a Coco. Ma questa parte con Cortex veramente non la potevo vedere più. Allora, però, basta lamentarci e passiamo qui. Perché a parlare del livello, perché qui c'è la gemma nascosta. Che vabbè, è una gemma nascosta carina, perché in realtà ci si può arrivare facilmente a dove sia. Però uno dice, ma come ci si arriva? Come ci si arriva? Però è carina, mi è piaciuta. Come fare questa parte? Allora, io la faccio in questo modo. Distruggo la prima cassa, poi così e poi così. Fate salti piccoli e controllati, mi raccomando. E se avete 56 casse siete messi nella giusta direzione per riuscire a completare questo livello. Perché sì, qua più o meno dovrebbero essere per forza quelle le casse che avete trovato. Mi raccomando, nella parte dove c'è la gemma nascosta ci sono, mi sembra, 3 casse nascoste. Per cui fatela o sparando oppure usando la carica di Cortex continuamente, perché altrimenti non ce la farete. Ma adesso vi lascio un filmato. Perché non posso essere ragionevole come me? Ti sei travestito da me, eh? Beh, sono te dal futuro, brutto idiota. Io non sono un idiota. Tu sei idiota. Idiota. Prendetelo! Avete visto? In pratica è stato Cortex a sparare ai suoi stessi assistenti di laboratorio. Tra l'altro, si era mai vista la femmina degli assistenti di laboratorio? Aiuto! Aiuto! Beh, che sono tutti robot, quindi... okay. E quindi in pratica è stato Cortex attraverso qualcosa che se no non lo so, il tubo per gettare i panni sporchi. Vabbè, insomma, tutto strano, che alza poi un ponte elevatorio. È tutto strano. Il castello di Cortex funziona in modo particolare. Allora, dobbiamo rifare questa parte. È tanto più complicata? No. Ho avuto molti problemi a farla? Decisamente sì. Ho detto che ci ho messo più di 3 ore e mezzo, dipeso soprattutto da questa parte. Oltre a imparare la parte con Cortex, perché non è facile per niente. Ma questa parte in teoria non è nemmeno difficile, quindi... Infatti io mi dicevo, ma perché? Che non ce la sto facendo, non capisco neanch'io. Mi succedevano sempre di tutto, veramente. Ma è praticamente uguale, c'è solo qualche cassa in più che non è neanche complicata da prendere, quindi... quindi va bene. Insomma, alla fine dobbiamo rifare la stessa cosa. E prendendo le ultime maschere, vai Akano, vai Laniloli, vai Ika Ika. Saltate su questa cassa, sono morto una volta anche qui alla fine non riuscendo a saltare sulla cassa. Immaginate la mia frustrazione. Ma ce l'ho fatta. Questa era l'ultima gemma. Cioè l'ultima reliquia perfettamente insana da prendere. E guardate quanti trofei sblocco. Sì! Ero troppo felice, sono rimasto con questa schermata un sacco di tempo davanti, perché dopo 3 ore e mezzo ero entusiasta e
senza limiti. Ma adesso passiamo a un altro filmato nel livello Passato Smascherato. Ma... Avete una vaga idea di quanto fossi ostinato un tempo? Sì. Devo impedire a lui di creare te, ma non posso ucciderlo o ucciderei anche me. Ergo, suppongo proprio che dovrò uccidere te. Capito, il piano di Cortex in pratica non aveva senso sin dall'inizio, perché non è riuscito a bloccare se stesso dal creare Crash, quindi dovrà comunque uccidere Crash. E noi per tutta risposta facciamo questo livello con Coco. Allora, devo dire che in questo gioco gli scontri con i boss sono belli e non sono complicati. In questo senso ci hanno risparmiati, perché tutti i boss sono molto semplici. Anche l'ultimo boss, che è Cortex, non lo so. Questo è stato solo il secondo tentativo e una volta imparato come si fa è davvero davvero semplice. Lui utilizzerà i poteri delle maschere, per cui fate attenzione. E noi per ucciderlo dobbiamo prima distruggere questi cosi, che si distruggono saltandoci tre volte sopra oppure facendoci un salto con la schiacciata, diciamo. E dopo che avremo distrutto quei cosi, lui evocherà i suoi assistenti di laboratorio, che noi colpendoli, insomma, colpiremo lui colpendo loro, perché loro sbattono su di lui. Insomma, avete visto, insomma. Adesso utilizzerà dei laser fotonici fantastici. In realtà questa sfida è più semplice della prima sfida con Cortex. Però vabbè. E adesso siamo contro Cortex insieme a Ika. E riutilizzerà i laser. Questa parte è un po' più complicata. Ma in realtà è complicata, capitemi, sono cose semplici, quindi parlo di complicato nelle cose semplici. Ora non so con quale fortuna riesco a saltare esattamente il laser facendo la schiacciata, ma in realtà non era neanche prevista, perché io pensavo che fossi già a terra e stavo facendo la scivolata. Però no, ho evitato in questo modo, quindi fantastico. Assistente, vai, noi dobbiamo di nuovo colpirlo. I colpi degli assistenti non sono difficili da evitare. Adesso trucco per questa parte con Kapunawa. Saltate prima qui, perché le piattaforme cadranno continuamente e noi dovremo muoverci in continuazione. Però se state fermi in quella piattaforma, no, perché sarà una delle ultime a cadere. Vedete? Ah no, non cade nemmeno quella piattaforma, quindi se stiamo là possiamo stare al sicuro. Però la seconda cosa da distruggere qui, non mi ricordo come si chiamano, fucile, tron, una cosa del genere. Distrutto anche questo assistente. Manca solo Akano come maschera di quelle che può utilizzare, perché Akuaku no, è Uka Uka, a quanto sappiamo è defunto, o comunque continua a essere nel passato distrutto dalla vita. Per cui dobbiamo distruggere questi altri cosi tron e sconfiggere gli assistenti. Questa volta non ci sarà un assistente, non ci saranno due assistenti, ci saranno ben quattro assistenti. Questa parte è un po' più complicata, sarà più semplice morire, ma neanche tanto. No, non così! No! Devo aver preso un colpo al lobo temporale. Ma un nemico a terra significa solo una cosa: ci siamo battuti e io ho vinto! Il primo ordine che darò al mio nuovo generale sarà di sbarazzarsi di te! Ora siamo più vicini che mai! Presto, nel vortice! Ma
Questo spiega tutto. Resta. Che cosa mi vorresti fare? Sembra proprio che qualcuno stia per essere messo in castigo. Dove non potrà causare altri guai. Goditi la fine dell'universo. Il Dingo's Diner ha finalmente riaperto i battenti. Venite a scoprire piatti deliziosi ispirati ai miei viaggi interdimensionali. Godetevi la brezza nelle nostre esclusive sale con tre pareti. Dingo's Diner, classificato dal Ministero dei come delizioso. D è una valutazione negativa e lo sta per delizioso. Pace finalmente. Oh, ci siamo fatti. Sì. Ehi, Crash, state. 5, 4, 3, 2, 1. Questo gioco era un'opera di fantasia. Ogni riferimento a marsupiali, maschere parlanti, ibridi tra dingo e alligatori o scienziati malvagi con teste buffe è puramente casuale. Non avresti dovuto giocare a questo gioco se soffri di allergia ai Wumpa, eritema di Crash, fobia delle dimensioni alternative, fobia delle piattaforme, fobia dei sequel, fobia dei risucchi e dei rumori strani, fobia della superscienza, fobia del collezionismo, fobia della nostalgia per gli anni 90, incapacità di comprendere i paradossi temporali, incapacità di perdonare chi ti ha fatto un torto, incapacità di scegliere un ristorante, incapacità di ricordare dove hai parcheggiato, stomaco delicato. Per maggiori informazioni su dieta, habitat, accoppiamento, regali per il compleanno e misura di scarpe dei Bandicoot, visita la biblioteca o chiedi a tua nonna. Magari non è un'esperta di Bandicoot, ma sa tante cose, le farà piacere sentirti. Gli autori del gioco sconsigliano di mangiare al Dingo Dials Diner. Si sono verificati casi di varchi intestinali, tosse Wumpa asinina, buboni parassitari, teletrasporto casuale, linee temporali più fosche e miagolii come quelli di un micetto ad una riunione di lavoro. Ogni esibizione, distribuzione o duplicazione non autorizzata di questo gioco ci ferirà profondamente. E tu non vuoi ferire i nostri sentimenti, giusto? Abbiamo sempre parlato bene di te. Ti abbiamo anche fatto i complimenti per il tuo taglio di capelli. Gli ospiti di Crash soggiornano al resort Insane Beach Suite. È un tronco coperto di muschio, ma ci si dorme benissimo. Un tronco non basta? Mi scusi, maestà. Magari vuole una colazione continentale invece di una manciata di formiche raccolte sotto l'albero? Certa gente è incontentabile. Mi date un attimo? Ok, pronto a ricominciare. Gli eventi di questo gioco sono al 100% canonici. Se non ti sono piaciuti, era tutto un sogno. E vi ringrazio per aver seguito questa serie fino a qui. Veramente i miei più sentiti ringraziamenti. Abbiamo sbloccato la tripla giravolta che ci aiuterà per le reliquie. E dovremo fare ancora un casino di cose, quindi questa serie non è finita assolutamente. Siamo solo a un terzo di quello che dobbiamo fare. E mi raccomando, mettete mi piace, commentate, iscrivetevi. Vi voglio bene, se siete arrivati fino a questa parte del video, perché sono 40 minuti di video, e ci vediamo nella prossima parte. Abbiamo sbloccato anche le skin a dura prova per entrambi, quindi bye!